Ad un tratto intravedo un volto nell'oscurità. Dura solo un attimo, ma lo distingo chiaramente. Proprio davanti a me, dove dovrebbe esserci la porta della stanza. La visione mi strappa un urlo muto e mi paralizza i muscoli del corpo per qualche istante. Sembrava il viso di un bambino, ma aveva la pelle pendula e perlacea, come fosse fatta di cera. Le orbite erano vuote e la bocca, senza labbra, distorta come se stesse urlando anche lui, sorpreso nel vedermi. I capelli color rame gli cadevano in disordine sulle tempie e sulla fronte, dove pelle e carne colavano verso gli occhi vuoti, mettendo a nudo ossa bianche striate di sangue. Schiaffeggio l'aria con le mani, provando a scacciare quella cosa, anche se adesso è tutto di nuovo scuro. Mi azzardo a muovere un altro passo e mi rendo conto che da quella parte non raggiungerò mai la porta. Grido ancora, ma invece della mia voce sento il pianto che ho udito poco fa. Sembra una donna, ma non sono sicuro. Forse Rebecca si è svegliata ed è venuta a cercarmi. Forse anche lei è intrappolata dentro questo incubo. Lascio stare la porta e vado nella direzione opposta, quella da cui sento provenire i singhiozzi. Avanzo con lentezza, con uno sforzo tremendo, passo dopo passo. Percepisco presenze che si muovono intorno a me e ne sento l'odore, un olezzo rancido che mi arriva fino al cervello. Qualcosa di freddo e molliccio mi sfiora la base del collo, poi un braccio. Qualcos'altro mi striscia sul polpaccio e si arrampica veloce con mille zampe invisibili fin sulla coscia, finché non lo scaccio con uno schiaffo isterico. Non so in che direzione sto andando, ma lascio che il pianto mi guidi. Sono sicuro di non essere più nella stanza dei mostri, perché ho già percorso troppi metri, forse l'equivalente della lunghezza del corridoio. Dubito anche di trovarmi ancora nella mia casa, o forse solo la mia mente a non esserci più. Forse sono prigioniero del mio cervello, precipitato in un delirio che le medicine non riescono a contenere. Forse nella realtà sto sbattendo la testa contro un muro o una porta all'infinito. Forse mi spaccherò il cranio e morirò per le emorragie. D'un tratto i miei occhi scorgono una figura accucciata, piegata sulle gambe. Ha le sembianze di una donna anziana, con lunghi capelli argentati e spalle scheletriche. La pelle sulle cosce penzola come se dovesse scivolarle via da un momento all'altro. Ha le mani vicine al mento e dai palmi raccolti a coppa penzolano budella, pistrate di muco e sangue. Il sangue ce l'ha anche intorno alla bocca, sulle labbra grinzose e violacee. Quando mi scorge fa una smorfia e mi mostra i denti aguzzi, prima di tornare a sprofondare il volto nel suo terribile pasto. Dura un secondo, poi sparisce e i miei occhi riprendono a fissare il buio. Le visioni appaiono e scompaiono, come se riuscissero per un istante a dissolvere la coltre di nulla in cui sono immerso. Ecco, forse questa è una definizione migliore. Io mi trovo nel nulla. L'aria qui è fatta di niente. Non è semplicemente mancanza di luce, ma assenza di sostanza. Forse questo è quello che c'era prima dell'universo, prima che le stelle e la materia riempissero il vuoto espandendosi al suo interno.